Ci troviamo presso l'Osteria La Lanterna in Viale San Modestino a Mercogliano e oggi vi faccio scoprire una ricetta davvero buonissima, forse perché è il mio piatto preferito, però non lo dite a nessuno. Sono in compagnia con la chef Luisa Evangelista, ben ritrovata, e con Josué Iovine che oggi ci fanno scoprire la genovese, un piatto tradizionale. È vero, Luisa? È fatto in modo tradizionale. Sì. Vediamo, no? Gli ingredienti per questa genovese. Manca qualcosa, però. Allora, innanzitutto il muscolo. Il muscolo, sì. A pezzettoni, tagliato a pezzettoni, vero? Sì. Fatto rosolare. Sì. Con la cipolla di Montoro. Sì. Da parte. Sì. E poi? Perché tu hai questa particolarità, no? L'abbiamo scoperta prima, perché io adoro questo piatto. Da parte poi tu prepari le cipolle. Perché faccio una lunghissima cottura per rendere il piatto digeribile al 100%. E le cipolle le prepariamo insieme a... carota, sedano e foglie di alloro. Quindi una cottura a parte della cipolla con carota, sedano... Il sedano, la carota e l'alloro, cioè carota e sedano a pezzettoni grandi, perché non mi piace che rimanga dentro al piatto, deve rimanere la cipolla. Io dopo tolgo tutto e lascio la cipolla. E da parte quindi il muscolo fatto a pezzettoni, a spezzatino, possiamo... Sì, quella grandezza là, va bene. Sì. Fatto rosolare. Si fa bollire per un minimo di 2 ore, 2 ore e mezza. Mm-hmm. E poi si assemblano le due cose, cipolle e carne, con tutti i succhi della carne, perché altrimenti non, certo. Non ci sarebbe sapore. E vediamo anche gli ziti, perché a genovese solo che i ziti si può fare. Assoluto. È vero. Ovviamente è una pasta lavorata ruvida. Sì. Perché, diciamolo, il segreto è quello, anche la pasta deve essere ruvida. Le salse e i condimenti si devono attaccare alla pasta, altrimenti una cosa va da una parte e l'altra di là. Luisa, anche tu li spezzi a mano? Sì, 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 sì. Classico, sì. Quindi. A te piace questo piatto? Certo. Allora, noi l'abbiamo già preparato, perché ovviamente la preparazione è molto lunga. Andiamo a vedere, ecco, il risultato finale. Il profumo è eccezionale, sto andando in paradiso. E andiamo a vedere come si impiatta questa genovese. Ecco, questa cremina è proprio del muscolo, no? Di tutto quello che rilascia il muscolo durante la cottura, insieme poi alla salsina delle cipolle. Poi sopra che usiamo? Che grattiamo? Allora, per mantecare abbiamo usato il pecorino. Pecorino, quindi in padella? In padella. Ok. Sopra un po' di parmigiano. Ah, parmigiano. Quindi ecco, scaglie un po' più grandi. Sì. Ed eccolo qui. Cari telespettatori, vi invito a venire qui all'Osteria La Lanterna in Viale San Modestino a Mercogliano proprio per assaggiare questa bontà, questa genovese fatta nei minimi dettagli con la ricetta tradizionale. Grazie ancora. Grazie a te, Emiliana. E buon appetito. Buon appetito a tutti.